Non si placano le polemiche sulla questione circo a Ponte Cagnano Faiano. Dopo l'ordinanza del sindaco Lanzara finalizzata a porre limitazioni agli spettacoli con animali tenuti in maniera non idonea e le critiche del mondo circense, nel pomeriggio di ieri l'episodio che ha fatto alzare ancora di più la tensione. Il primo cittadino infatti sarebbe stato aggredito verbalmente da alcuni operatori del circo, mentre lo stesso era intento a verificare la rimozione dei manifesti abusivi collocati nei pressi che indicavano l'inizio dello spettacolo per il giorno 14 settembre. Una circostanza che ha portato Lanzara a recarsi presso la stazione dei carabinieri e denunciare l'accaduto. L'episodio però è stato smentito in toto da Lino Orfei, che ha annunciato una controquerela per diffamazione nei confronti del sindaco. Non c'è stata nessuna aggressione, afferma il titolare del circo. Abbiamo solo manifestato il suo totale abuso di potere, mentre insieme ai suoi collaboratori stava rimuovendo in modo improprio la cartellonistica autorizzata in precedenza verbalmente dagli uffici comunali preposti. Quindi siamo arrivati lì, loro ci minacciavano, ci dicevano che non dovevamo toccare questi manifesti, che volevano riprenderseli, e ci hanno insultato in tutti i modi. Questo è quello che è accaduto. Lino Orfei questa mattina ha dichiarato che in realtà non c'è stata nessuna aggressione, anzi ha riferito di aver denunciato il primo cittadino per diffamazione. Cosa rispondi? Rispondo che sta nei fatti, sta nel verbale della Polizia Municipale che ha già relazionato, sta nella mia denuncia in qualità di sindaco, di istituzione, di massimo rappresentante dei cittadini di Ponte Cagnano Faiano. Ho subito questa loro aggressione, non voglio fare vittimismo, ma non consento a nessuno, né tantomeno a questi signori, di poter venire sul nostro territorio e offenderci. Quindi sicuramente andrò avanti con grande determinazione. Poi loro possono fare quello che vogliono, ormai abbiamo capito i soggetti, li abbiamo conosciuti, già come si sono comportati, cioè il loro modo di fare. Noi prima di rimuovere anche questi cartelloni abusivi abbiamo chiesto più volte telefonicamente di rimuoverli. Loro in questa fase non hanno le autorizzazioni, non stanno in regola e continuano davanti alle scuole a distribuire inviti pubblicizzando l'iniziativa di oggi pomeriggio. Quindi questo loro modo di fare, questo loro atteggiamento che non è per nulla costruttivo, di dialogo, ma anzi di offese nei confronti del primo cittadino, e penso che sia chiaro, anche sui social, su Facebook, tutti i cittadini possono vedere il linguaggio di aggressione continuo che questi soggetti hanno nei nostri confronti. Quindi penso che questo sia un fatto oggettivo, al di là di tutto. Tant'è vero che ho la vicinanza dell'amministrazione comunale, dei dipendenti, del comando di polizia municipale, così come dei consiglieri sia di maggioranza che di minoranza. Cioè, in questa situazione davvero come mai nelle altre c'è una forte unione da parte di tutta l'amministrazione comunale e penso della città intera.